grazie. Scusami, ti rimasto. Sto scendendo 40. Ma date che budella su sta fermata. Grazie. Siccome è una serata nessuna, io il cazzo, ma dai, che budello. Di poter suonare una chitarra a modo mio, perché non c'è una tecnica chitarristica per suonare questa scopa, però il suono è questo. Quindi con questa vi voglio far sentire la prima canzone, che è una canzone proprio adatta a quello che stiamo in qualche modo festeggiando in questo video. Sì. Si te ne vai, si te ne fui, stai, stai, non sa parere guai, si te ne vai, si te ne vuoi, stai, stai, non sa parere guai. Viviamo tra le pietre di sale che l'acqua non riesce a bagnare, eppure tra le onde del mare, quanta acqua c'è, quanta vita c'è, quanta acqua c'è, quanta vita c'è. La gente non si riesce a scaldare perché non sa più cosa abbracciare, perciò bisogna farsi toccare. Ora tocca a te, poi ti tocca a me. Una vita dedicata a coloro che non hanno una voce, però tu la voce ce l'hai. Meno male, perché qualcuno ogni tanto questa voce la usa, siamo in tanti in realtà a dire cose, diciamo, sul tema dell'uguaglianza, della bellezza, dell'amore, della natura, e il problema è riuscire a fare la voce grossa quando è il momento di farlo e di non arrendersi, perché comunque... Ma chiedo scusa, ma perdonami, ma se tutti quanti facessero il mondo bello come lo vuoi tu, poi tu non lavori. Ma come non lavoro? Io faccio la musica. Mi rilasserei e farei solo canzoni sulla... Già adesso sto cominciando a fare canzoni sulla bellezza. Sto, diciamo, avete sentito Keeper, che è una canzone arrabbiatissima nei confronti di chi ha inquinato la Terra dei Fuochi, però...
Io sto cominciando a scrivere canzoni d'amore in senso ampio, perché mi sono anche stancato di gridare i diritti e le contraddizioni. Sto pensando che forse la strategia migliore è quella invece di parlare d'amore, suggerendo le visioni più belle anche a chi fa delle cose assurde, perché probabilmente questa è una strategia che in qualche modo li squilibra, no? Cioè, alla fine la cazzimma, quella buona, è quella di tirare chi non pensa certe cose in un tranello e di farglielo pensare senza che se ne accorga. È un fatto un po'. Quindi la bellezza non è morta. No, la bellezza come muore, la bellezza è bellissima. Cioè, ma noi abbiamo delle cose bellissime intorno, noi siamo di Napoli, quindi sappiamo. Abbiamo un fatto importante, non per essere iconografico, però siamo abituati a guardare il panorama, no? Il panorama è una cosa che tutti i pittori cercano, i grandi artisti cercano di replicare, perché che cos'è l'arte? È la replica della bellezza della natura. Quindi l'uomo cerca di raccontare a modo suo una visione naturale, e questo vale per quasi tutti gli artisti. Non troverai mai un artista che vuole il male della natura o il male delle persone, quasi sempre sono persone di grandi sentimenti. E quindi io credo che noi abbiamo questa fortuna e ce la godiamo pure, perché poi alla fine è vero, io parlo sempre di contraddizioni, ma sono un fortunato perché faccio quello che mi piace, perché dico quello che penso, appunto, ho modo di poter esprimere i miei pensieri, cosa che non tutti hanno questa opportunità, e mi sento anche un po' responsabile, diciamo, lo faccio con tanto rispetto. Hasta siempre? Siempre, ma pure qualche volta sì, qualche volta no. Si può pure anche perdere. Si può anche perdere, sì, si può anche perdere. Anzi, sapere che si può perdere è un punto di quindi, forza. Quindi meglio un giorno da leone o 100 giorni da pecora? Ma penso meglio, no, questi black and white. 50 giorni da ossacchiotto? No, proprio tutti i giorni come sei tu, come vuoi essere tu. Vabbè. Felicità. Grazie Maurizio, grazie. Sempre per il fatto che dicevo all'inizio, no? Il famoso antefatto, che fare la musica non è una cosa così immediata, anche quando sono canzoni, immaginate le orchestre, poi ancora più complesse. Però una canzone, come diceva il grande. Non capisci niente come manta, che poi ti dici tu passi, però se carizza che attormisci, no. Mi avete tutti quanti in una serata del genere, aiutateci con le mani, che è una cosa che sta. Mani! Hai ragione tu, quando dici che non riesco a vivere. Non respiro più, resto sempre inutile, lo sai, sempre vai. Vabbè, dai, non di male, il sole,
che non trasmette un messaggio. Ma scusi, 40, ma che ha fatto? Ciao, ciao, ciao.